Effetto vaccino. Il virus continua a far paura e l'Umbria richiama tutti a vaccinarsi in vista dei mesi autunnali. È notizia di oggi, difatti, che siano 53, 7 in più rispetto alle 24 ore precedenti, le persone ricoverate nei reparti, delle quali 4 in terapia intensiva. Così i dati Agenas, aggiornati a ieri, indicano come per l'Umbria l'occupazione dei posti letto di area non critica si attesti al 6%, mentre quella delle terapie intensive rimane ferma al 4%. Percentuali da monitorare, considerando come, superando la soglia del 15% per l'area medica e del 10% per le intensive, la regione passerebbe da zona bianca a zona gialla. Intanto si registrano 104 nuovi casi nell'ultima giornata, trovati analizzando 1.892 tamponi molecolari e 3.503 test antigenici, con un tasso di positività che, considerando i soli molecolari, si attesta al 5,5%. Invariato rimane il numero dei decessi, fermi a 1.426, mentre nelle ultime 24 ore sono ben 123 guariti, 59 attualmente positivi a Gubbio con un nuovo caso e 4 guarigioni, 31 a Gualdotadino con 5 nuovi casi e una guarigione. L'ultimo report del nucleo epidemiologico regionale fa inoltre notare come negli ultimi giorni la tendenza ad un aumento dei casi Covid si sia notevolmente attenuata. Lo studio evidenzia che l'incidenza generale si mantiene a 93 casi per 100.000 abitanti e gli indicatori di gravità della pandemia si mantengono piuttosto stabili. Dalle ultime sequenze genomiche effettuate su una quota rappresentativa di tamponi molecolari si evidenzia inoltre una prevalenza quasi totale della variante Delta al 97%, che ha una capacità di infezione piuttosto alta. Il fatto che non ci sia al momento una crescita esponenziale repentina dei casi e che il rapporto tra i casi e gli indicatori di gravità sia molto ridotto fa ragionevolmente pensare che la vaccinazione, ormai consistente su gran parte della popolazione vaccinabile, rallenti fortemente sia la diffusione ma soprattutto la gravità della malattia. Fra i soggetti positivi, dal 9 al 15 agosto, l'80% non ha avuto una vaccinazione efficace, di cui il 62% nessuna vaccinazione, il 18% ha ricevuto una sola dose e il 3% una seconda dose da meno di 15 giorni. La campagna vaccinazioni alla data del 19 agosto fa registrare che l'80% della popolazione vaccinabile ha ricevuto almeno una dose o si è prenotata, circa 609.000 vaccinati, 20.000 prenotati e 154.000 cittadini che ancora non hanno aderito. L'impegno per la vaccinazione dei soggetti più giovani ha portato ad un importante incremento dei vaccinati e dei prenotati. Il 74% dei giovani tra i 20 e i 29 anni ha ricevuto almeno una dose o si è prenotato, mentre tra i 12 e i 19 anni si sono vaccinati o prenotati il 54% del totale. In quest'ultima fascia d'età si registra una maggiore adesione nei giovani delle scuole superiori, circa il 70% tra i 15 e i 19 anni, mentre sono poco più del 18% i dodicenni vaccinati e prenotati. A tal proposito, domenica 22 e domenica 29 agosto ci saranno due giornate interamente dedicate alla vaccinazione dei giovani tra i 12 e i 18 anni in tutti i punti vaccinali territoriali dell'Umbria.